Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono ad Early Beach ancora per poco in realtà, perché sto andando verso il porto per partire con una barca, un catamarano in teoria, per le Whitsunday Islands. In realtà io avrei dovuto fare il tour da 2 giorni e una notte su una barca a vela, ma purtroppo ci sono stati dei problemi e quindi la barca a vela che avrei dovuto prendere non partirà. Quindi l'agenzia mi ha dirottato su un altro tour, che sono 2 giorni e 2 notti, quindi parto un po' più tardi e arrivo un po' più presto qui ad Early Beach, senza spendere di più ovviamente. E quindi io adesso al momento sto andando un po' alla cieca adesso, verso appunto il punto dove partirò. Come vi ho detto, appunto, dovrei essere su un catamarano invece che su una barca a vela, e il resto non so nulla, non mi sono voluta informare su quali siano le attività previste. Ovviamente ci sarà lo snorkeling e poi non so esattamente che altre attività siano previste, quindi ci vediamo direttamente a bordo. Allora ragazzi, si è conclusa la mia avventura alle Whitsundays con appunto il catamarano Wings 3, molto interessante devo dire. Diciamo che la cosa che non mi è piaciuta molto di questo viaggio è stato il fatto che non ho potuto interagire con la barca, quindi che era il motivo per cui avevo scelto il primo tour, quello che avrei dovuto fare. Quindi diciamo la possibilità di issare le vele o quello che adesso non sono esperta, quindi, ma insomma tirare le funi per ammainare le vele, tissarle eccetera, ed è una cosa che un pochino mi è mancata perché era il motivo principale per cui avevo scelto il primo tour. In ogni caso sono stata molto contenta, molto felice di aver fatto anche una notte in più, e adesso vi spiego un pochino come è stato strutturato il tour. Noi ci siamo ritrovati subito dopo l'ora di pranzo, quindi verso mezzogiorno e mezzo al porto. E ci hanno fatto un breve briefing, ci hanno detto che vabbè, avevamo già i nostri alcolici, ma non ce ne sarebbero stati in più. Non si può portare vetro in barca e non si può nemmeno portare in questo caso il vino rosso, non chiedetemi il perché. In ogni caso io avevo semplicemente la birra come al mio solito, e non vi forniscono le sigarette e nemmeno vi forniscono, cosa un pochino strana dal mio punto di vista, le pasticche per il mal di mare, che appunto vi dicono guardate c'è il negozietto lì accanto che le vende, quindi se pensate di averne bisogno andatevele a prendere. Io sono fortunata nel senso che non ho mai avuto problemi e quindi non ne ho avuti nemmeno questa volta. Poi siamo appunto partiti, lo skipper ci ha fatto il briefing con tutte le norme di sicurezza, siamo stati divisi nei vari letti a disposizione. C'è da dire che eravamo soltanto 15, mentre la barca poteva portarne fino a 30 di persone, quindi eravamo molto comodi e molto rilassati sulla barca. Appunto molti, tipo la sottoscritta, ha avuto la fortuna di avere un letto matrimoniale tutto per sé, non sono stata l'unica ovviamente. Siamo partiti, ci hanno offerto un attimino un leggero pranzo con la base di pizza, che non era male devo dire, e siamo andati verso appunto il primo punto per fare snorkeling, che abbiamo raggiunto dopo 3 ore. Lo snorkeling, io devo ammettere, ero molto 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 terrorizzata, più che altro per il fatto, non tanto per il fatto di fare snorkeling, ma per il fatto che io non sono un amante dell'acqua, non so nuotare particolarmente bene, e tant'è che appunto non vado spesso in piscina, non mi piace andare al mare dove non vedo quanto è profonda l'acqua, e comunque anche se in Croazia vedo quanto è profonda l'acqua non mi allontano mai dalla costa, quindi ero piuttosto terrorizzata. In ogni caso è stata la cosa più bella che io abbia potuto fare, quella di buttarmi, proprio mettermi la muta appunto per antimedusa, e
la maschera, le pinne, ero l'unica ad avere il noodle, il tubo che permette, vi aiuta a galleggiare di tutto il gruppo, ma non importa. È stata la cosa più bella, diciamo, è stata una sfida buttarmi la prima volta, però è stato bellissimo perché poi ho capito che non c'è nulla di cui avere, tra virgolette, paura. È stato veramente fantastico. Purtroppo il video risultava troppo lungo per poter essere caricato tutto in una volta. Vi lascio quindi con le immagini che ho registrato durante il primo snorkeling e che concludono appunto questa prima parte dell'avventura Lewis Sundays. Vi invito quindi ad iscrivervi al canale per non perdervi il seguito, che prevede anche la visita a Whitehaven Beach, molto famosa, e lo snorkeling con un compagno un po' particolare, non vi dico di più. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like e magari lo potete anche condividere con i vostri amici appassionati di mare. Se invece avete qualche curiosità da chiedermi, potete lasciare le vostre domande nei commenti. Come al solito vi ricordo che potete seguirmi sui social, trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo giovedì con il video nuovo. Have a nice life!